Benvenuti, io sono l'oltremodo abbronzato Dolimberti e oggi giocheremo a Halls of Torment. Che cos'è? È un altro gioco ispirato a Vampire Survivor, ma con una sua netta personalità. Infatti ricorda molto Diablo 1 e ha delle meccaniche molto molto interessanti rispetto ai soliti cloni di Vampire Survivor. Ma vediamolo assieme. Allora, io ho già sbloccato un eroe, che è il barbaro. Aspettate che lavoro un attimo sulle opzioni. Ecco. Allora, abbiamo il barbaro o l'arciera. Allora, io prendo l'arciera. Ho sbloccato anche... Allora, qua abbiamo... bisogna fare delle quest per sbloccare questi tratti. Per cui in una run bisogna fare 750.000 danni con gli orbitali. Poi abbiamo questa tomba che ci permette di scegliere i livelli. E questa per il momento dove possiamo spendere i soldi guadagnati in potenziamenti sempre disponibili per i nostri eroi. In questo caso io ho aumentato dell'8% l'area di danno delle abilità, dei colpi, dei proiettili. Quindi, come vedete, ricorda molto Diablo 1. La cosa interessante è che in questo gioco, come al solito in tutti questi Vampire Survivor clone, alla fine di ogni livello, ogni volta che prendiamo un livello abbiamo delle opzioni per cui possiamo potenziare le nostre abilità o impararne delle nuove, ma questo c'ha una particolarità che lo rende più che altro un Diablo roguelike, ovvero l'inventario. Dove possiamo avere oggetti per la testa, per cui possiamo indossare elmi, due anelli, un medaglione, stivali, guanti e giubba, oltre ad avere un inventario. Quindi la cosa è molto 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 interessante. Le meccaniche sono anche qui quelle classiche, con la levetta destra mirate, con la sinistra vi muovete. Ok, abbiamo preso il livello. Abbiamo metabolismo. Più 0.15 di rigenerazione di energia al secondo. 20% di danno critico. 2 alla difesa. 30 all'energia base. Ok, aumentiamo l'energia. Ok, questo è il grado d'attrazione degli oggetti, più 5% danno base, critical chance, abbiamo là il 5% in più che il danno base faccia il danno critico, 20% bonus, ok. Ecco, abbiamo fatto un critico rosso. Allora, difesa, 2 alla parata, rigenerazione per secondo e velocità, facciamo la parata. Allora, a sinistra potete vedere, partendo dall'alto, il livello. La barra blu è la barra dell'esperienza e quella sotto, come in Diablo, è la sfera dell'energia. Non so se altri personaggi avranno anche una sfera di mana, perché sembrerebbe veramente un clone di Diablo 1. Okay. Allora, 8% di velocità d'attacco. Ok, in questi giochi la velocità d'attacco è essenziale. Voglio andare verso quell'indicatore.
Come vedete, il danno rosso è il critico, fa 110. Allora, possiamo fare 5% di possibilità di critico con l'arma principale e 20% in più. Porca miseria, l'ho visto dopo, c'era la velocità d'attacco ancora. Forse era meglio quella che il danno. Okay. Come vedete, ogni tanto rigeneriamo un punto perché abbiamo l'abilità rigeneratrice, ma non è potenziata abbastanza. Ok, questo è un boss. Quando uccidiamo questi mini boss, perché non è proprio un boss, ci danno delle abilità che possiamo inserire nel personaggio, come l'orbitale, e i pugnali e altre abilità molto molto utili. Quindi dobbiamo assolutamente batterlo. Dai, dai. Allora, possiamo prendere gli aghi fantasma, la shuriken arcana o l'orbitale. Allora, io l'orbitale l'ho provato, le shuriken, i pugnali li ho provati, mi manca questa, la shuriken arcana. C'è il movimento e 40 l'energia. Ok. Dai, dimmi che c'è un formaggio, no. Cominciano a diventare tanti, eh. Ma non ho capito queste shuriken effettivamente cosa facciano. Bella lì l'energia. Siamo solo a livello 7. Questo gioco è un po' più tosto degli altri che ho fatto. Dai, dai, che siamo quasi a livello. Ok, vediamo che cos'è. Oh, madonna, il boss. Allora, 10% di danno, 20% velocità dell'arma principale. Velocità. Allora, 20%... velocità di quelle stelline. Questo l'effetto delle abilità dura di più, 10% di danno, 10% di danno. Sì.
Allora, velocità d'attacco, indubbiamente. Velocità di movimento, rigenerazione dell'energia. Ok, carina la meccanica. Mi sa che quando incontri il boss ti fa raccogliere tutti i cristalli potenziamento che non ho preso durante la run. Perfetto. No, mamma, che mazzata. Ah no, è quella specie di manina che fa prendere gli oggetti, ok. Velocità di movimento, sì. Qui aumento la vitalità. Ciao. Livello 13, sono sopravvissuto 7 minuti, 828 kill. Va bene, riproviamo. Scelgo lei perché fa un danno da distanza. Il barbaro fa un attacco giustamente corpo a corpo. Allora, difese. Aumenta la difesa di 3 punti per ogni livello. Ok. E aumentiamo la nostra energia di base. Questi potenziamenti sono poi per tutti i nostri personaggi. Proviamo quest'altro livello, va? Come vedete, il gioco è molto interessante, nonostante sia chiaramente un clone di Vampire Survivor, però ha questa impostazione alla Diablo 1 che non mi spiace per niente. Diciamo che è una ventata d'aria fresca nel mondo clone dei Survivor, dove magari alcuni migliorano solo nella grafica, ma non mettono in tavola niente di nuovo. E io ho già iniziato da schifo. Vabbè, se andiamo verso la manina, poi le possiamo recuperare tutte. Mentre di qui abbiamo le pergamene. Okay. Allora, velocità d'attacco, sì, assolutamente. Allora, andiamo a vedere la pergamena che cos'è. Non riesco a fare i livelli, sono troppi nemici, non riesco a prendere. Vai, 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 vai. Allora, velocità di movimento, rigenerazione, aumento. Allora, no, danno base 10%. Carotine, carotine.
No, Madonna, che danno. Ok, sono al livello 2 e c'ho il mondo che mi insegue. Ok, forse il livello 2 è un po' più complesso. Ritorniamo al nostro primo mondo e proviamo il Barbaro. No, ho sbagliato, ho scelto ancora il mondo di Ambra. Ah, vabbè. Vedremo col Barbaro. Allora, con l'Y si può fare l'autoattacco. Come appunto nei Vampire. Se no, volendo, potete farlo voi. Però non ve lo consiglio perché è piuttosto scomodo. Molto meglio fare l'autoattacco. Ho sentito un over here. Vieni qui. Oh, questo è da aiutare. Ok, lo sento. Another mortal soul. I beg of you, release me from this wretched cage. The key must be somewhere nearby. La chiave deve essere da qualche parte. Okay. Ah, la chiave, eccola là. Sono curioso di vedere che succede se lo liberiamo, non so se ce la faremo. Abbiamo la chiave. Dai, che forse ce la facciamo a liberare. Possiamo prendere la chiave? Posso prendere la chiave, signori? Grazie. Ok, tac, tac, tac. Figo, non abbiamo neanche preso un livello. Ok, abbiamo salvato qualcuno. Ok, andiamo verso la manina, così raccogliamo tutti i potenziamenti. La Madonna, quanta gentaglia. Oh, velocità d'attacco. Quello mi sa che fa esplodere tutti. Perfetto. Madonna, che mazzata. Questo è lo scudo. Le pareva.
Dai, dai, andiamo a prendere la manina. Cosa sono queste cacchine? Sì. Allora, assolutamente 40% l'area di attrazione dei cristalli, 70 di energia base, ok. Cinquanta energia e 3 alla difesa, ok. 70 all'energia, 10% al danno e alla velocità aumentata, ok. Velocità di movimento, 5% al critico e 10% al range. Vai. Sì, vabbè, ma i mostri... Oh, la Madonna, quanto ci vuole per abbattere sto qua. Madonna, le cacchine. Velocità d'attacco. Ok, la miseria, un altro. No, posso uscire? No. Ok, siamo morti ma con onore. Allora, abbiamo fatto entra nella sala del tormento 5 volte, resisti per 5 minuti, mi pare. Ok. Mi sa che il primo livello è più semplice. Abbiamo sbloccato. Penso quello che abbiamo salvato. Esatto, che cosa ci fa lui? You've earned my deepest gratitude. Allora, è la mia più profonda, gratitudine per avermi salvato. I have a proposition for you. E visto che facciamo un grande team io e te, ho una proposta da farti. This well has dried up long time ago. Now it leads to the very halls you helped me escape. But if you ever happen to find the other end, you might want to drop a trinket into the bucket. Then I hoist it up and make it available to you up here. What do you say? Allora, questo pozzo si è asciugato molto molto tempo fa e ora ti conduce alle stanze dove tu mi hai aiutato a fuggire. Ma se per caso ti capitasse di trovare l'altra fine del pozzo,
tu forse vorresti buttare un oggetto dentro il secchio e lo fa. Ah, ok. Visto che è un roguelike, se tu prendi degli oggetti e poi muori, li perdi in questa run. Ma in questo caso, se noi troviamo questo pozzo all'interno del gioco, possiamo buttare l'oggetto e trovarlo poi al di fuori qua, per cui ci permetterà poi di probabilmente equipaggiarlo. Ok. Bene, abbiamo salvato un personaggio interessante. Mi sa che anche qui forse c'era qualcuno da salvare. Adesso vediamo bene sullo schermo le icone. No, abbiamo manina e pergamena. Sono curioso di vedere le altre classi. Allora, 10% di danno. Allora, 8% di velocità d'attacco. Vediamo se troviamo qualcosa. Finora non ho trovato ancora oggetti da far indossare ai nostri protagonisti. Allora, velocità di movimento assolutamente. No, ecco. Bastardo questo qui con lo scudo. Oh, ok, è andato giù lo scudo. Oh, abbiamo il cestino. Oh, possiamo provarlo. Però non abbiamo niente di interessante da metterci dentro. Vediamo se c'è qualcosa qua, no? Rigenerazione, 2 alla difesa, 30 all'energia. Ok, un boss. Dieci per cento al danno, 20% alla velocità d'attacco dell'arma principale o 8% all'attacco. Molto meglio. No, 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 danno, danno, danno. Lightning Strike. Ok, vai, proviamolo. Ok, questa sembra un'abilità interessante.
Allora. Madonna, come sono messo male. Allora, 40% di assorbimento. Ok. No, 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 sono morto. Se non mi apro un varco, ok. No! Dimmi che c'è un formaggio. Sì, la pozione. Carote, sì. Cos'è? Ah, ok, esatto, come dicevo, quando tu trovi il pozzo e trovi un oggetto da inventario, potresti dropparlo lì per tenerlo, ma non abbiamo niente, per cui... Non so neanche come si ottengono, perché effettivamente non ho mai ottenuto uno di quegli oggetti. Forse abbattendo i boss quelli più cazzuti, non quelli medi. Va bene, andiamo verso la manina, così assorbiamo tutte le abilità, cioè tutti i cristalli. Mamma mia, mamma mia. No, cattivo signore. Madonna, dov'è la manina? Forse abbattendo lui possiamo ottenere oggetti per l'equipaggiamento. Vediamo se riusciamo a batterlo. Sì, la manina, ok. 5% di critico sull'arma principale e più 20 di critico, 25 di critico praticamente. Allora, uno è la chance e l'altro è il danno critico, per cui 20% in più di danno e 5% in più di probabilità. No, facciamo il range. Mettiamo l'energia. Danni collaterali. Il cono dell'attacco dell'8%. Velocità? No. Anche se il range, il cono d'attacco non era male. ...10% critico del lampo, 10%
l'area per stordirli, meno 5% dell'abilità di velocità. Allora, no, aumentiamo il range d'attacco. Dai, che forse lo vediamo. Vediamo cosa ci droppa. Ok, 15% alla velocità di movimento, 10% al danno base d'attacco e 10% alla in più di energia e 3 alla difesa. Ok. E adesso proviamo ad andare a dropparlo nel cestino. Se ce la facciamo. Perché averlo sempre disponibile non è male. Calma, calma, con calma. Mamma mia, che mazzata. Cominciano ad essere troppi. Riusciamo a droppare l'anello. Sono troppi. Avessi un'idea di quanto manca. Cibo. Pappa buona, pappa. Perfetto. Dai, così proviamo anche il pozzo, se ce la facciamo. Sì. Allora, come si fa? Lì venite. È crashato il gioco. Avevamo trovato l'anello. Ah, c'è già qualcosa. Abbiamo già qualcosa. Perfetto. Però mi è crashato sull'anello. Ah. Abbiamo la nostra armatura, sì. Ok, velocità d'attacco, vai. Facciamo l'ultima run.
Comunque, come potete vedere, veramente ricorda Diablo 1. Ed è una, diciamo, una ventata d'aria nuova del genere Vampire Survival, perché effettivamente questo è un attimino più complesso, più strategico degli altri. Negli altri a quest'ora avevi già potenziato un sacco di abilità, qua è molto molto più difficile, diciamo che è una versione forse più hardcore di quel genere, ma non per questo è meno divertente. A me piace molto, anche perché sono curioso di vedere quali altri classi ci sono oltre al barbaro e l'arciere. Ci sarà sicuramente il mago, magari c'è il necromante, per cui voglio giocarlo per vedere. Magari quando ho sbloccato tutte le classi ci faccio un altro video. Però questo era per far vedere una new entry nel panorama sempre vasto dei roguelike ispirati a Vampire. Allora, movimento sicuramente. Ok. Livello 5, 50 all'energia e blocco. Alla, ok. Boss, così ci dà qualche abilità, vediamo. Vai, critico. Il critico è buono, da 110 è passato a 190. Lightning Strike. Mamma mia, bisogna continuare a muoversi, c'è poco da fare. Allora andiamo giù verso la card, vediamo che abilità ci dà. Dai, dai, livello 6. Aumentiamo il cono d'attacco.
Madonna, quanti dai, sono solo a livello 6. Come vedete è molto molto più difficile fare livelli rispetto agli altri giochi. Negli altri giochi con questa durata avevo già potenziato un sacco di abilità. Per cui questo gioco è veramente molto più difficile. E soprattutto quando fate il livello dovete veramente scegliere accuratamente cosa potenziare. Proprio perché non si fanno con grande facilità. Allora, blocco. 10% a range e al cono. O la velocità d'attacco, no, velocità. Vai, bruciamoli. Ok, il boss. Questo ci dovrebbe dare degli oggetti. Allora, l'orbitale. Dai, 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 dai. Sono due i boss, madonnina. Ok, blocco difesa 70 all'energia, no. Critical hit e range. Cosa mi dai? 6% di blocco, 10% base. Che il danno base faccia il critico 10% in più oppure aumenta del 40% quando faccio un critico. Va bene. Oh, uccidiamo anche questo, vediamo cosa ci dà. Da. 227 il critico da 190, però. Non male veramente. Oh Madonna, quanti, 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 quanti. E tutti con lo scudo. Ah, non m'ha dato? Andiamo verso la manina e il cestello. Oh, 40% il range d'attrazione perché se non salgo di livello non posso fare un granché.
uccidi 20, colpisci 20 nemici con un singolo attacco. Abbiamo fatto anche quello. Ok. Andiamo verso la manina. Allora, bello lì, 20% di danno critico bonus, 10% di danno, no, 10% di danno. Il critico è già buono, ma il base va aumentato. Consumo un totale di 10 porzioni, assetato. Abbiamo fatto anche questo, perfetto. Vai, 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 vai. Manina, manina. E vediamo di... Abbiamo un altro boss? Madonna. No, 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 no. Allora, 20% di danno critico bonus tra la difesa, 10% al danno con la prima, con l'arma primaria e la velocità, ok. Ok, il cestino. Tu cosa sei? The trails of blood led us into the darkness, where two morbid shrines awaited. Each of them demanded a sacrifice in exchange for a fragment of a powerful token. The token of pain, which betrayed its old master and would yield us the power to finally end his atrocious reign. Allora, la strada del sangue che ci ha condotto nell'oscurità dove due orrendi, brutali templi ci aspettavano, ognuno dei quali ci domandava un sacrificio in cambio di un frammento di un potente token. Il token del... un token cosa, cos'è? La moneta, un oggetto del dolore. Chi ha tradito il suo vecchio padrone e ha gridato al potere che finalmente si è liberato, qualcosa del genere. Sì, ma quindi cosa vuol dire? Devo donare... Ah, no, devo seguire le tracce di sangue. Ok. Devo seguire le tracce di sangue che ci conducono ai templi. Quindi... Per il momento lasciamo stare la mani... Ok, ho perso le tracce di sangue. Ho perso le tracce di sangue. Ho riperso le tracce di sangue.
troppi nemici, troppi, 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 no, no. Oh. Dannazione a me alle tracce di sangue. Velocità e cono d'attacco più grande. Dove sono le manine? Là in alto. Andiamo verso le manine, poi troveremo di nuovo le tracce di sangue. Fai 200.000 di danno con l'arma, ok, va bene, l'abbiamo fatto. No. Ok, passa attraverso i nemici, 40%. Ok, manina, manina, manina. Per cento danno critico arma principale, 10% cono. Ok, no, cos'è questo scheletro dorato? Allora 70 di energia in più. Allora sì, è più lento il lampo, ma fa più danno. Velocità d'attacco. Cento di danno. Blocco, velocità di movimento. Aumentiamo la zona d'attrazione. No, 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 ma chiuso. Il critico, allora devo resistere ancora 14 minuti. Ciao, sì, e la Madonna, impossibile, dai, resistere ancora 14 minuti, ma siamo pazzi. Cammina 5000 passi, fai 5000. Faccio a resistere un quarto d'ora base. Vai. Sì, ma io voglio uccidere il boss. Voglio vedere cosa mi dà. Ok. Dai, 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 dai.
No, no. Mi ha preso. Sembra eccessivo il boss. Danno e cono. Velocità, ma meno critico, ma più lampi. Va bene, va bene, va bene, va bene. E la Madonna, e che danni e cono più ampio. Sì, vabbè, dai. Ah, abbiamo fatto di quest White Sweep, Assetato, Sword Master, Cavern Survivor livello 2. Ah, abbiamo ottenuto degli oggetti? Gli Spike Boots, per cui dovremmo avere nel nostro forziere i nuovi stivali. Ok. Queste le nostre statistiche, danno per secondo, figo. Beh dai, siamo resistiti 18 minuti con 2771 kill. Dai, non male, vediamo gli oggetti. Non abbiamo sbloccato ancora un nuovo personaggio. Quindici di movimento. No. Ok. Spendiamo un po' di soldi per potenziare. Aumentiamo allora l'energia di base dell'8, il nostro grado di attrazione degli oggetti, il nostro range di attacco e boom. Perfetto. Bene, questo era Hall of Torment. Come avete visto, Diablo 1 incontra Vampire Survival. Il gioco è carino, è disponibile su Steam. Se vi piace il genere, questo potrebbe essere una valida alternativa ai cloni 1-1 di Vampire Survivor, come quello che avevo giocato ultimamente con le divinità, che era solo nella grafica migliore di Vampire Survivor, ma il gameplay era lo stesso. Questo, come avete visto, è molto più punitivo, molto più difficile da padroneggiare, ma non per questo meno divertente. Bene, fatemi sapere se vi piace questo genere e se ne troverò altri interessanti li porterò. Quindi, per il momento, grazie a tutti e ci vediamo ad un prossimo video. Hello!